Contestato da tanti, quasi da tutti, il nuovo programma operativo 2022-2024 inviato dal commissario ad acta alla sanità Donato Toma potrebbe subire delle modifiche sulla base delle osservazioni giunte sul tavolo della struttura commissariale. Quante sono? Chi le ha mandate? Si tratta di proposte concrete? A queste domande sarà possibile rispondere nelle prossime ore, quando la consultazione pubblica sarà ufficialmente terminata e quando si andrà a verificare la fattibilità delle modifiche auspicate da parti sociali, comitati, sindacati, addetti ai lavori, amministratori e chi più ne ha più ne metta. Nel frattempo il documento continua a far discutere, non solo per i contenuti, in particolare la gestione delle malattie tempo dipendenti, ma anche per il metodo con il quale si è costituito. Ma innanzitutto il metodo, un metodo che purtroppo si è incrinato parecchie volte all'interno di questa legislatura regionale. Noi siamo stati convocati, lo ricordo bene perché era un giorno particolare, nel giorno del Giovedì Santo, 14 di aprile, dove abbiamo chiesto la documentazione per poter lavorare a una serie di proposte che c'erano state insomma, sollecitate anche da parte della struttura commissariale e dal governatore nella sua doppia veste. C'era stato detto che nelle settimane successive a quel fatidico 14 aprile sarebbero arrivate documentazioni, invece poi a mezzo stampa abbiamo appreso che è stato inviato un POS. Bozza del POS, come tiene a precisare il commissario Toma, nata secondo i sindacati senza concertare un bel nulla, sindacati pronti alla mobilitazione per tutelare l'interesse dei molisani. Noi poi abbiamo fatto delle proposte concrete all'interno di quel POS, abbiamo parlato di quale ruolo poteva avere l'università, potenziamento medicina territoriale, non eravamo andati a portare campanilismi di sorta, insomma ci pare di aver fatto anche delle proposte embrionali serie. Da una prima lettura ci sembra che siano state completamente bypassate. Se le convocazioni servono solo per dire ho convocato i sindacati, ho convocato il partenariato e poi faccio come mi pare, forse è meglio che non si facciano e ognuno si assume le proprie responsabilità. Noi però dopo un periodo di responsabilità siamo pronti anche alla mobilitazione su questi argomenti che riguardano sicuramente lavoratori, pensionati, ma anche tutta la cittadinanza molisana. Il commissario si è insediato.